con un'ordinanza firmata dal comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, Luigi Daniello, e valida dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Siracusa, lo specchio d'acqua all'interno della baia di Santa Panagia, per un raggio di mezzo miglio dalla Seavat 3, è interdetto alla navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità non espressamente autorizzata. Intanto, intorno alla nave ONG ferma al largo di Siracusa con 47 migranti a bordo non si placa la polemica politica. Salvare vite umane significa bloccare le partenze. Quelle donne e quei bambini, che per la verità non ci sono sulla Sea-Watch 3, non devono essere messi in mano agli scafisti. Punto. Chi arresta gli scafisti vuole salvare queste vite. Ai primi di marzo tornerò in Africa, dove stiamo lavorando a progetti di sviluppo per aiutare a non scappare quelle donne e quei bambini, dice RTL 102. 5. Il ministro dell'interno Matteo Salvini. Punto. Mi hanno detto di tutto, spiega, ma non mi toccano più. Ho sentito fascista, nazista, sequestratore. Ma io lavoro con la coscienza di uno che ritiene che salvare vite significa bloccare le partenze. Sulla decisione di alcuni parlamentari di visitare la Sea-Watch per verificare le condizioni delle persone a bordo, il vice premier è durissimo. Non hanno rispettato le norme igienico-sanitarie, possono portare a terra di tutto e di più. Punto. Fra loro c'è anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, a cui Salvini non risparmia critiche. Tanti cittadini di Siracusa, sottolinea, mi segnalano problemi di cui il sindaco non si occupa con altrettanta solerzia. Sul caso 18 invece il vice premier incalza gli alleati. M5S decida con coscienza, non metto in discussione il governo per la mia persona. Non è normale che venga messo sotto accusa un ministro che ha applicato quanto promesso in campagna elettorale. Salvini non perde poi l'occasione per dire la sua sulla TAV. È assurdo fermare l'alta velocità ferroviaria, che vada finita è ovvio. Che occorre la pedemontana, il terzo valico, il tunnel sotto le Alpi, che toglie i tir e fa risparmiare inquinamento è ovvio. Non devono ascoltare Salvini, è buonsenso. Punto. Infine l'ennesima stoccata al presidente francese. Da Macron aspetto una risposta nei fatti. Stiamo ultimando la lista di terroristi che da decenni girano in Francia. Al di là degli attacchi personali, risponda agli italiani rimandando in Italia i terroristi condannati all'ergastolo come assassini.